anche quest'anno è arrivato il concorso di Natale di Esselunga. Andiamo a vedere, va, se riusciamo a vincere qualcosa. 565.000 premi, speriamo di vincere almeno uno. Prendiamo il carrello e andiamo a fare la spesa. Per avere più cartoline possibili dobbiamo prendere i prodotti che danno tanti punti fragola. Per esempio qui 90, 60 con due pezzi, sulla pasta 48, ok, anche le pantofole, però proteine 300, la birra 36, dunque ogni 50 punti fragola una cartolina con la possibilità di vincere un premio. Il libro di Bruno Vespa, no, lasciamo stare, va. Ok, abbiamo fatto i nostri acquisti, dirigiamoci alla cassa. Perfetto, dunque con 30 euro di spesa, 9 cartoline. Non ci resta che andare a casa a grattare, anche perché ormai è già tardi, usciamo dall'Esselunga. Dai, speriamo bene. Allora, andiamo a vedere, dobbiamo trovare 3 caselle che riportano lo stesso premio. Vuol dire che sarà una cartolina vincente. I premi sono diversi, si va da una semplice bottiglia addirittura un televisore della Sony. Niente, neanche questo è vincente, ce ne rimane ancora uno, vediamo un po'. Ecco l'ultimo, carta prepagata, abbiamo vinto davvero, 65 euro di carta prepagata per fare la spesa. Direi ottimo. Ah, sono veramente contento. Anche quest'anno siamo riusciti a portare a casa qualcosa. E vai, ditemi nei commenti se anche voi siete andati all'Esselunga e avete vinto qualcosa. E noi ci vediamo alla prossima.